Storia e di memoria, dal titolo Grotte, da comune feudale a comune libero. Prima di iniziare volevo ringraziare la persona che ho accanto, che a breve festeggerà, possiamo dire, il primo anno da sindaco. Grazie per questa occasione e per l'opportunità di averti data. Ringrazio le autorità presenti, l'ispettore Salvaggio del Corpo dei Vigili Urbani Salvaggio e il comandante contraffatto. Ringrazio il dirigente scolastico Sergio Lopresti e tutte le docenti dell'Istituto Roncalli. Un ringraziamento speciale agli organizzatori e ai relatori di questo incontro, Gianni Lombardo e Mimmo Putera, due grandi personalità, lasciatemelo dire, che in questi anni, per un amore appassionato per il nostro paese, si sono impegnati nel preservare quello che è più importante per la collettività, per la comunità di un paese, e cioè l'archivio storico. Oggi i nostri relatori presenteranno il risultato di anni di lavoro polveroso, lasciatevelo dire, perché quello che si respira all'interno di un archivio è la polvere, vero Gianni? Che ha avuto inizio nel 1993 e che dopo 20 anni ha visto uno dei primi eventi, un flash mob, che ha avuto la partecipazione di tutta la comunità grottese, che le foto lo potranno dimostrare, e che ha portato al trasferimento dei fattori dalla sede della chiesa valdese ai locali sovrastanti la biblioteca. A seguito di questa grande mobilitazione, Gianni, come, scusate se lo dico, un monaco benedettino, trascorre da 6 anni a questa parte le sue giornate a catalogare ed archiviare i faldoni dell'archivio storico, e attraverso questa catalogazione ha fatto diverse scoperte che riguardano la storia del nostro paese. Sicuramente sarà lui a parlare del lavoro ed è per questo che adesso volevo invitare il nostro sindaco ad un brevissimo saluto e che dire, grazie. Grazie a te, Sandra. Come fa ricordavi, innanzitutto buonasera a tutti, a tutti gli intervenuti, a tutti i presenti. Poco fa ricordavi che ormai siamo vicini ad un anno di sindacatura e anch'io voglio ricambiare invece il tuo ricordo, perché sei stata una parte preziosissima della campagna elettorale e continua ad essere un validissimo supporto alla mia amministrazione. Quindi ti diciamo grazie a tutti, voglio dare innanzitutto un benvenuto a tutti i presenti, in modo particolare alle autorità, infatti ringrazio i carabinieri che sono sempre presenti, il comandante contraffatto, qui voglio un ringraziamento particolare per la preziosa e costante vicinanza alle manifestazioni che vengono organizzate al comune. Grazie anche al comandante della polizia municipale, Toto Salvaggio. Poi voglio ricordare in modo particolare i sindaci che sono presenti, visto che ho avuto l'onore, grazie a tutti coloro che mi hanno supportato, a tutti coloro che mi hanno votato, ma non solo, grazie a tutti i cittadini che sto avendo la possibilità di essere il sindaco del bicentenario, e questo mi emoziona in modo particolare. Quindi un ricordo di tutti i sindaci, in modo particolare dei sindaci che sono presenti, non voglio fare dimenticanze, ma mi pare di vedere e quindi ringraziare il sindaco Mazzarisi, Gandolfo, il sindaco Pietro Agnello e il sindaco Filippo Giambra. Quindi ringrazio tutti i presenti. Poi voglio ringraziare in modo particolare l'ingegnere Lopresti, quindi il prese della scuola, fresco del grande successo di ieri sera, straordinaria manifestazione che è stata organizzata, e poi un ringraziamento a tutti i presenti. Ringrazio, diciamo, te Alessandra, poi un saluto particolare a Gianni e a Mimmo che con grande passione hanno organizzato questo evento, e in qualche modo mi sento, come dire, ancora non siamo riusciti a dare una dignità totale, completa al lavoro di Gianni Lombardo, che mi chiede da subito l'organizzazione di un archivio storico anche sotto l'aspetto logistico, sotto l'aspetto materiale, e questo è un impegno che l'amministrazione si prende, quindi a breve cominceremo anche a immaginare, a programmare insieme a te come
dare dignità anche logistica a quello che è già un'ampia dignità sotto l'aspetto culturale e sotto l'aspetto intellettuale. Grazie sempre a Mimmo che è scappato e che lo sto salutando. Porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alla cultura, Anna Povero, che a breve partorirà e solo per questo è assente. Detto questo, ho finito, sono stato brevissimo, mi ha raccomandato Alessandra, quindi buon lavoro a tutti voi e grazie di essere intervenuti. Grazie per il tuo lavoro gratuito, e sottolineo gratuito, grazie per la passione e speriamo di poter sensibilizzare molti giovani a comprendere quanto la storia sia importante per capire il presente e il futuro di una collettività. Buonasera, grazie a voi, grazie al sindaco e a voi. Buonasera a tutti e inizio con un buon compleanno. O meglio, buon anniversario per il nostro comune, anche se il nostro comune, la fondazione risale al 1527, quest'anno ricorre il bicentenario della sua autonomia amministrativa, cioè la trasformazione dal feudo a comune libero. Anniversario che vogliamo festeggiare attraverso la presentazione dell'archivio comunale. E ringrazio ancora a tutti voi per la voglia, la curiosità e la sensibilità che avete mostrato nel conoscere un patrimonio culturale unico per il Grotte e per il Grottese. Patrimonio importante che descrive e ci racconta la vita del nostro comune negli ultimi due secoli. Abbiamo un patrimonio ricchissimo e nell'ambito dei comuni anche siciliani credo molto completo. Una microstoria che affonda le radici della nostra comunità ci fa conoscere fatti, vicende e personaggi che altrimenti, cadendo nell'oblio, sarebbero perduti. Dopo una prima presentazione fatta di questo lavoro nel marzo di quest'anno alla scuola media, e per cui ringrazio anche per la realizzazione il preside Santino Lopresti, questa è la prima volta che l'archivio viene fatto conoscere a un pubblico più ampio, con la speranza che questa occasione, come dice il sindaco, sia l'inizio di una nuova fase che ci possa fare arrivare dopo 26 anni ho un'idonea e giusta collocazione e sistemazione per far sì che molti appassionati di storia locale possano studiare le migliaia di carte che costituiscono il nostro patrimonio, che ripeto non è poca cosa. Dicevo che il percorso è iniziato 26 anni fa, nel 1993, con l'avvio della catalogazione di queste carte, e qui vorrei ricordare anche i miei compagni di viaggio dall'inizio, Teresa Civino, Rosalinda Tascarella e per un breve periodo anche Linda Arnone, che dal 1993 al 2001 hanno condiviso con me questa esperienza di lavoro. Questa mostra è, diciamo, un piccolo esempio dei documenti che abbiamo esposto, della ricchezza, della varietà, della complessità del nostro patrimonio documentale, finora sconosciuto e dimenticato. Purtroppo gli archivi comunali, tra i tanti beni culturali, sono quelli che hanno meno visibilità, sia perché non viene riconosciuto il valore socioculturale, né un potenziale di ritorno d'immagine o anche politico, e credo che oggi al Grotte si possa dare la giusta e meritata considerazione a questo patrimonio storico. Quella di Grotte
non è una microstoria banale, perché a Grotta sono avvenuti in questi due secoli fatti che hanno avuto risonanza regionale e nazionale e che rivivono nei pannelli messi fuori in esposizione, che mostrano appunto i documenti di questo archivio. La mostra, come vedete, si compone di 13 pannelli suddivisi per tematiche: le origini del 1820, i primi documenti, le prime delibere, le prime sentenze del giudice conciliatore, il fascio e le miniere, la ricostruzione dei partiti politici dal 44 in poi, vediamo quasi tutti i partiti, cioè la ripresa della democrazia nel nostro comune. Ma su tre vorrei porre una particolare attenzione. Il primo di questi pannelli è dedicato a un personaggio che per tutta la seconda metà del XIX secolo è stato il protagonista della storia di Grotte, e cioè padre Charrat. E questo, primo tra i tanti, meriterebbe l'intestazione di una strada, perché sin dal 1856, quando con la nomina precettore delle scuole elementari, e fino alla sua morte, avvenuta nel 1904, tranne per l'amministrazione giudiziaria, ha ricoperto tutte le cariche che Grotte poteva offrire da un punto di vista socio-politico. Lui ha fatto tutto, e si può anche contestare il fatto di dire ma non l'abbiamo avuto come sindaco, e invece ci sono molte delibere firmate da Charrat come sindaco facente funzione. Un altro pannello ci conduce all'emigrazione, un tema dell'emigrazione, un tema anche attuale per noi, argomento che a cui bisognerebbe dedicare un evento particolare, speciale e specifico, perché Grotte, dopo la grande emigrazione di massa del 1896, quando 96 nuclei familiari per 401 persone chiedono di andare in Brasile, a Belo Horizonte, dove ancora abitano molti discendenti di quei primi emigrati, da paese di immigrazione, perché con le miniere venivano molti da fuori, anche dall'estero, diventa paese di emigrazione. Emigrazione che continua fino all'avvento del fascismo verso il Nord America e l'Argentina. E abbiamo anche un esempio di passaporti, gran parte dei passaporti sono per l'Argentina e per gli Stati Uniti e Nord America. Per riprendere in vigore questo flusso migratorio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, verso i paesi del Nord Europa. Ed è emblematico il film Il cammino della speranza di Pietro Germi, da cui emerge l'amara realtà di ciò che avveniva e di cui molti grottesi sono stati protagonisti, ritrovandosi ad esempio rinchiusi nel carcere La Baumet di Marsiglia. E per molti di loro, o meglio per alcuni di loro, è accaduto questo: che dopo l'attraversamento dei valici di montagna, più che altro dei passaggi, si ritrovavano a Marsiglia magari intercettati e rinchiusi in carcere per 3-4 mesi a Marsiglia, facendo perdere poi tutte le loro notizie. La notizia era quella della morte, più che altro, presunta. Un altro particolare pannello, che è stato impropriamente intitolato Curiosità, riporta una miscellanea di documenti. Infatti sono raccolti che ci riportano più temi, come la delibera del 1863 del cambiamento di nome di Grotte a Garibaldi, come l'elenco delle vie, dell'intestazione delle vie di Grotte, la prima toponomastica del 1868, dove nulla è cambiato.
cambiato nel centro storico, tranne la denominazione delle due piazze, la piazza del Popolo, ora piazza Marconi, e piazza del Plebiscito, questa del Comune, piazza Umberto I. E con, sin dall'origine, la via Machiavelli, Machiavelli con due C. Noi ce la siamo riportata per secoli, la via Machiavelli. E un'altra particolarità per quanto riguarda la toponomastica è la via Corano. Via Corano che noi condividiamo in Italia solo con un altro comune, il comune di Idri, in provincia di Latina. E poi siamo diciamo così, gli unici. Abbiamo un'altra particolarità, l'odorico chiasso. Noi abbiamo molti chiassi, chiasso Trentino, chiasso Vespro, chiasso Fodera. Ed è una cosa particolare perché è un sinonimo di via stretta, via breve, che nasce in età medievale a Firenze ed è particolare per un paese del sud. Poi sempre in questo pannello abbiamo la bellissima divisa della banda, non è una divisa militare, ma è la divisa della banda del corpo bandistico del 1874, con firma e autorizzazione da parte del figurino è autorizzato da parte del Ministero degli Interni, perché aveva le sembianze di una divisa militare, portavano anche la sciabola, per cui avevano questa autorizzazione. E poi ci sono alcuni documenti sulla rettifica dei confini, rettifica dei confini con Racalmuto, che ha una storia quasi bicentenaria pure, perché iniziano i primi documenti del 1825, feudo Cometi, parte che era in parte il nostro territorio di Grot, e c'è tutta una corrispondenza per lo scambio di questi territori con altri del comune di Racalmuto. Io concludo, ma prima di concludere vorrei fare una proposta che è al sindaco, oltre all'archivio, a dare dignità all'archivio storico, vorrei che si potesse, accanto all'archivio storico, costruire l'archivio delle immagini, che a Grotte si sta perdendo tutto, fotografie, filmati, ma anche i manifesti, i semplici manifesti delle nostre manifestazioni. Per esempio questo potrebbe andare nell'archivio, perché noi non ricordiamo più le tante manifestazioni che si sono fatte e attraverso i manifesti potremmo andare a ricostruire. E questo potrebbe essere una cosa importante anche per documentare questa nostra microstoria, perché di grandi eventi, come dice il professore Pedro Agnello, tipo lo sciopero per la Guardia Medica, non abbiamo nessun documento fotografico, abbiamo solo il ricordo. E con la memoria purtroppo molte cose poi svaniscono. Grazie. Anche sa che abbiamo parlato più volte di immaginare di utilizzare per iniziare l'immobile che abbiamo sopra la biblioteca, e questo potrebbe essere una prima soluzione, ma riusciamo a trovare il modo e le risorse per poterlo risistemare. In realtà un'altra idea è quella che dobbiamo fare un progetto insieme, perché come sapete in precedenza sono stati acquisiti, abbiamo la disponibilità della parte inferiore di questo stabile e potremmo per esempio fare un progetto per poterlo valorizzare, per esempio. Quindi abbiamo diverse possibilità, diverse opzioni che poi vedremo insieme. Quindi magari un archivio storico, un archivio multimediale, no, sindaco? Sì, perché in realtà l'obiettivo era quello, poi purtroppo noi facciamo parte di un GAL, proprio ieri mi sono sentito con il presidente che è un pochettino lento.
Il nostro PAL prevede una serie di risorse, una parte delle quali potrebbero essere destinate a questa tipologia di progetto. In realtà è da un anno che ci lavoriamo, però non riusciamo a sbloccare queste risorse, non per colpa nostra, perché il PAL, ripeto, è un volentino. Quindi l'obiettivo di questi mesi è quello di dare, diciamo, un impulso, di rivitalizzare l'attività del PAL, che prevede delle risorse specifiche per ristrutturazioni di questo tipo. Quindi la mia idea principale è quella di utilizzare questo canale di finanziamento. È da un anno che ci lavoro, spero prima di finire la mia sindacatura di riuscirci. Attraverso cui vengono
dipanate, esposte tutte le grandi vicende di una piccola comunità. Poco fa Alessandra paragonava Gianni Lombardo a un monaco benedettino e io faccio mia quella che potrebbe considerarsi il timore dell'avvocato Venerando Belloni, e cioè che non bisogna mai chiedere un documento a Gianni Lombardo, perché Gianni Lombardo è così geloso che avvelenerà, secondo lui, i fogli come venerabile gli occhi. Gianni Lombardo, dobbiamo riconoscere un grande merito, il merito assoluto di essere riuscito con costanza, con caparbietà e con decisione a ricostruire qualcosa di confuso e di indefinito, l'archivio storico, quell'archivio storico destinato a macerare, a distruggersi, a consumarsi, è stato riportato alla vita ed è diventato strumento per molti studiosi di consultazione e di verifica grazie a Gianni Lombardo. La realizzazione di quella manifestazione scolastica che è stata riproposta adesso qui è frutto di questa costanza, di questa ricerca paleografica, di questa conoscenza approfondita della storia e dei documenti, di questa capacità appunto paleografica di lettura dei vari documenti, di interpretazione, di traduzione, di cui Gianni Lombardo è estremamente consapevole. E quindi gliene voglio dare merito pubblico, come è avvenuto già in occasione della manifestazione scolastica, perché quando ognuno di noi dice che cosa possiamo fare per il nostro paese, quale contributo possiamo dare alla nostra comunità, ebbene, al di là di quelle che potrebbero essere le considerazioni retoriche, le considerazioni estremamente accademiche, Gianni Lombardo è sceso nel concreto e ha dimostrato in maniera fattiva e diretta cosa si può fare per questa comunità, mettendo a disposizione gratuitamente e con grande senso di generosità quella che era la sua conoscenza e quella che era la sua passione. La storia, la ricerca storia, la ricerca storica e la valorizzazione dell'archivio storico. Ma la storia noi dobbiamo considerarla, in questi giorni c'è stato un appello firmato da Liliana Segre e da Andrea Camilletti. La storia, dicono queste grandi personalità, la storia deve essere preservata, perché come diceva Benedetto Croce è la coscienza di un popolo. Noi invece siamo nella realtà della cosiddetta semplificazione, della generalizzazione, della superficialità nei comportamenti, nei sentimenti e soprattutto nella conoscenza. Aldo Moro diceva sulla semplificazione una bella frase: la semplificazione può essere e può apparire come un contributo alla chiarezza, ma alla fine si rivela essere un impoverimento della verità. Ed è questo. Se noi non agiamo con particolare profondità, con particolare consapevolezza, con un confronto serrato delle fonti storiche, tutto quello che riusciamo poi ad ottenere è soltanto qualcosa di vago, di incerto, di futile. E Andrea Camilleri diceva insieme a Liliana Segre: ripristiniamo il tema di storia alle superiori. Diceva: concediamo delle ore scolastiche, anziché creare quella commissione alle superiori tra geografia e storia dedicata soltanto alla storia. E poi soprattutto dicevano: tuteliamo le biblioteche e gli archivi storici, perché attraverso le biblioteche, attraverso gli archivi storici, noi possiamo avere una fonte inesauribile di informazioni e di consapevolezza. Grottetti ha avuto una vicenda storica estremamente travagliata. Quando siamo nati? Questa era la domanda che io avevo rivolto ai bambini, ai ragazzini della scuola media. Quando siamo nati? Di sicuro adesso stiamo festeggiando perché ci sono degli atti di 200 anni, ma se volessimo essere storicamente rigorosi, noi dovremmo fare partire alla nascita, dobbiamo fare partire alla nascita del nostro
comune addirittura ai tempi della lotta delle guerre puniche, della seconda guerra punica nel 362, perché Polibio parla di eserciti romani che circondavano Agrigento, alleato dei cartaginesi, e i rifornimenti provenivano da Herbesus. E siccome Herbesus doveva inevitabilmente essere vicina alla zona relativa al, per intenderci, al tempio di Esculapio, veniva indicato, come successivamente ha precisato l'amico, proprio qui a Grotte. Abbiamo ritrovato dei pezzi di ceramica che individuano di età romana, che individuano giacimenti di zolfo che già in età romana venivano sfruttati dai grottesi. Mentre la vera e propria origine, e la pietra di Calatanzude ne è una testimonianza, è di origine bizantina. La presenza di due santi, San Nicola e Santa Venera, sono di origine bizantina. E questo dimostra quindi che la comunità grottese trovò una prima identità nel periodo bizantino e successivamente arabo. Abbiamo degli atti notarili presenti nella curia vescovile che dimostrano che Grotte nel 1200 era conosciuta come territorio, ma nasce come feudo nel 1396 quando il re Martino V concede ai Montaperto la baronia di Grotte. I Montaperto, un secolo dopo, realizzano la torre che poi viene detta del Palo, caro Preside, che tu mi hai suggerito quella volta come fare una domanda ai ragazzi sulla torre del Palo. Nel 1471 nasce questa torre e nel 1627 viene costruito un palo che era il palo dell'Indicagione, perché la famiglia successiva a quelle dei Montaperto, cioè di fuori, avevano ottenuto non soltanto il diritto civile ma anche il potere di amministrare il diritto penale e avevano impiantato una forca da qui, Torre del Palo, nel 1627. Però, poco fa dicevo, la grande storia si unisce a una piccola storia. Nel 1527 Carlo V, il grande imperatore, colui che aveva un impero dove non tramontava mai il sole, che cosa fa? Concede ai Montaperto il diritto dello ius popolare e quindi una comunità organizzata. Successivamente, nel 1648, la baronia si trasforma in ducato grazie a Filippo V. Chi è Filippo V? Un discendente di Carlo V e di Filippo II. Penultimo della dinastia Borbone-Asburgo, degli Asburgo di Borbone, dopo di lui ci sarà soltanto Carlo II e poi la guerra dei trent'anni. Quindi la grande storia si innesta con la piccola storia. Grotte coinvolta negli eventi e negli affari generali che sconvolsero l'Europa, vi rendete conto? Come ad esempio tutta la vicenda dello scisma di Grotte nasce nel 1688 da Tommaso San Filippo, che instaura il patronato laicale e dietro un convegno che veniva dato alla curia si arrogava il diritto di indicare e nominare l'arciprete che avrebbe dovuto presentare poi al vescovo per la designazione finale. Questa cosa durò inevitabilmente per diversi anni. Nel 1872 si rompe questa armonia perché la grua dalla manca, famiglia che intanto ereditava Grotte, indica Sciarrata che non è inviso, che è inviso al vescovo Turano. E Gianni Lombardo è riuscito a trovare una cosa, e cioè la firma autografa di Turano in un foglio. D'altronde è riuscito anche a ricostruire quella che è la vicenda personale di Sciarratta. Sciarratta precettore, che giura di non essere mai stato iscritto alla massoneria, quando invece poi abbiamo dimostrato che lo fu. Sciarratta
amministratore del Monte di Pietà, sciarratto amministratore del Collegio di Maria, sciarratto proprietario di miniere, sciarratto proprietario terriero, sciarratto religioso, sciarratto delegato di polizia, sciarratto consigliere comunale, sciarratto pro sindaco, sciarratto facente funzioni di sindaco. Quindi c'è un periodo in cui sciarratto, diciamo, aveva un grosso potere. Però questo potere purtroppo si contrappose a quella che era la visione anti-unitaria del Monsignor Turano, e qui provocò lo scisma di Grotte. Scisma di Grotte, che diciamo fu incentivato e sollecitato soprattutto da quella classe liberale borghese massonica risorgimentale, che non vedeva l'ora di porre in una condizione di estremo disagio il vescovo Turano, che si era sempre abbarbicato su posizioni anti-unitarie e filo borboniche e soprattutto filo papiste. I ragalmutesi in questi giorni mi ribadivano che non era passato né Ferdinando né Mussolini fossero passati, invece sono passati con dati non pugnabili. Nel 1847 è passato Ferdinando II e abbiamo degli atti scritti nei registri parrocchiali, però l'allora sacerdote li scrisse relativamente alla parte dei battesimi o dei matrimoni, non ricordo, Ferdinando ve l'aveva chiarito, e quindi non si riusciva a conoscere questa notizia. Successivamente abbiamo un'altra notizia, che il sindaco di allora, che si chiamava Francesco Sciascia, come tutti i sindaci di Grotte, sono particolarmente attenti a quello che è l'equilibrio economico, alla parsimonia, infatti fecero una grande accoglienza a Ferdinando II. Torce, illuminazioni, una chiesa maestosa, addobbata, però poi il sindaco fece quattro conti e chiese all'intendente di monarchia di Agrigento di rimborsare queste spese per l'accoglienza, perché il comune non si poteva permettere queste spese. Così una cosa analoga, più o meno, venne fatta quando arrivò Mussolini. Nel 1924, Mussolini, per andare a Caricati, si ferma a Grotte, viene ricevuto dai maggiorenti del partito, dal podestà e delle autorità grottesi, però poi il podestà grottese chiede al fascio se era possibile, rispettosamente, che queste spese venissero rimborsate. Quindi noi grottesi abbiamo avuto sempre un'attenzione particolare al bilancio. Un'altra cosa, questo ci fa onore sostanzialmente. Io una volta ho detto a dei miei amici che avrei preferito che Ferdinando e Mussolini non passassero da Grotte, non è che fosse un vanto, mentre per me un vanto era il fatto che nel 1892 e nel 1893 a Grotte, in occasione della costituzione dei fasci siciliani e in occasione della costituzione del primo congresso minerario dell'adesione dei fasci grottesi al Partito Socialista, vennero qui i leader dei fasci siciliani, De Felice Giuffrida, Garibaldi il Bosco e Nicola Barbato, nonché Napoleone Colajanni. Tutte queste grandi espressioni dell'allora socialismo nazionale e regionale passarono per Grotte, visitarono Grotte, ebbero parole di encomio nei confronti dei grottesi e dell'organizzazione sindacale e politica dei grottesi, e diciamo onestamente, per quanto mi riguarda, senza da questo punto di vista volere tradire la mia indole e appartenenza politica, preferisco questa visita anziché quella di Mussolini e di Ferdinando II. Un'altra cosa, e concludo, riguarda questo valore che noi attribuiamo alla storia, alla piccola storia e alla letteratura. José Marías, Xavier Marías, uno scrittore spagnolo, dice delle cose che dice Leonardo Sciascia sostanzialmente, e cioè che l'autore non propone soltanto
raccontando una storia, ma attraverso quel racconto propone una vicenda storica, attraverso la vicenda storica un pensiero, e attraverso il pensiero la vita dei personaggi, e attraverso la vita di quei personaggi delinea qual era quella condizione particolare in quel particolare frangente delle persone, dei cittadini, di una comunità all'interno della vicenda narrativa e quindi storica. Leonardo Sciascia aggiungeva che nella letteratura, che è un cammino di verità, lo scrittore ha un compito fondamentale, e cioè il compito di individuare quante facce abbia la verità e soprattutto dimostrare che la verità non ha facce. Avete visto, c'è un cartello all'inizio, uno dei pannelli riguarda alcuni, soltanto alcuni, perché ho l'orgoglio di dire che ce n'erano molti, molti altri libri in cui comunque Grotte è citata, o perché si parla della storia di Grotte, o perché è un romanzo come Il paese come canti di Nino Agnello ambientato a Grotte, o perché si tratta di una biografia come quella di Francesco Pellitteri relativa a grottesi presenti, quindi nelle vicende grottesi, o di Pietro Ingrao che rievoca la figura maestosa del nonno Francesco Ingrao, le rivolte del 1868, la fuga all'Enola di Francesco Ingrao, il legame che Francesco Ingrao grottese aveva con Mazzini e il litigio che aveva nei confronti di Mazzini perché lo riteneva estremamente moderato rispetto alle sue posizioni. E ce n'è uno, ne concludo, che mi piace riportare e leggere anche per un fatto sentimentale, brevemente. È l'autobiografia politica di Francesco Renda. Francesco Renda, politico, storico, sindacalista, scrittore. Francesco Renda in questa biografia a un certo punto dice qualcosa che mi meraviglio e sottolineai subito. E vorrei, alcuni miei amici, l'ho già detto, ma mi piace dirlo adesso in questa occasione ufficiale. Allora, Francesco Renda dice che in 10 più anni di vita parlamentare e di frequentazione della Corte dei Conti non avevo mai dato motivo di dubitare della mia correttezza etico-politica. Sapevano che ero comunista e mai mi videro perorare un interesse che non fosse della mia parte politica e per un interesse generale. Una volta però sollecitai la registrazione di un decreto dell'assessore ai lavori pubblici relativo alla variante di un appalto per il rifacimento della strada principale del comune di Grotte. Il magistrato ne fu assai sorpreso. Allora mi si chiaro che l'interessato della variante, su invito del sindaco comunista di Grotte, Carlisi, detto Ardicasi, persona di assoluta moralità, che non volendo rivolgersi ad altri, aveva chiesto il mio intervento presso la magistratura di controllo per accelerare la riapertura del posto principale del paese. E quindi mi piaceva ricordare questa circostanza. Il grande studioso Francesco Renda, nelle varie vicende politiche che vedono coinvolti esponenti di primo piano della storia e della politica nazionale, a questo punto ha vivido ancora il ricordo di una personalità che è grottese, al di là dell'appartenenza politica, che è grottese e che quindi fa parte del nostro fondamentale patrimonio, quel patrimonio che l'archivio storico ancora custodisce e che deve essere costantemente salvaguardato e valorizzato. Per questo ancora una volta dico grazie al lavoro eccelso di Gianni Monga. Grazie. Grazie, e il nostro sindaco vorrebbe omaggiare Gianni. Sì, una cosa,
mese fa abbiamo presentato un libro, Quadrotte, che è Villa di Scemi. Questo libro, insieme a un mio potere, ti ricordo, ha una particolarità, è un libro appunto su Villa di Scemi, che è l'attuale residenza del sindaco di Palermo. È stato scritto da un professore, il professor Maranò, dell'Università di Palermo, e grazie a quei rapporti che abbiamo sia con l'Università che con il Comune di Palermo, dicevo, questo testo è stato presentato solo in due comuni, nel quale di Palermo appunto, il professor Orlando e il Comune di Grotte. Grazie ai uffici, dicevo, sono riuscito a fare inserire Villa di Scemi, è una villa che la conosciate tutto a Palermo, bellissima, e la Villa di Scemi in realtà era un tempo, fu abbellita per un piccolo tempo anche fu di proprietà del Duca di Grotte. Quindi abbiamo un passaggio appunto in questo libro dove si parla di questo passaggio al Duca di Grotte e Principi di Scemi. Siamo riusciti a fare insieme una bellissima foto che è del cenotafio che abbiamo in Chiesa Madre. Quindi è un libro scritto in due lingue, italiano e inglese, che sta avendo un grande successo a livello internazionale. Quindi siamo riusciti a cominciare a diffondere l'immagine del nostro paese. Quindi piano piano stiamo cercando di realizzare quella che era una delle nostre prerogative della campagna elettorale, la cultura. E quindi ci stiamo riuscendo piano piano, spesso in silenzio, perché questa è la nostra caratteristica. E quindi per tutto quello che sta facendo, per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà Gianni Lombardo, il Comune di Grotte ti omaggia di questo libro e ti ringrazia di cuore per quello che fai. Ci sono alcuni documenti come la delibera dell'863 che già versa in condizioni non proprio buone, per cui il maneggiare la rovinerebbe ancora di più. Per cui digitalizzando si potrebbe dare l'opportunità a molte più persone di avere un documento su copia per farne l'uso di studio sicuramente. Anche perché molti registri di contabilità che sono presenti dall'820 in poi hanno, nello sfogliare qualche pezzo potrebbe rimanere per le mani, per cui la digitalizzazione potrebbe essere un impulso anche allo studioso che è lontano da noi, per mettere in linea questi documenti in un circuito di biblioteche e di archivi, per cui potrebbe con un catalogo digitalizzato poter fare entrare nel nostro archivio anche gente dell'America, perché per esempio molti nostri discendenti, o meglio i discendenti di molti nostri emigrati, vengono qua a Grotte a ricercare le proprie radici, perché un americano discendente da una famiglia emigrata fino all'800 ha bisogno di andare a ritrovare le proprie radici, si sente un albero proprio fuori contesto, invece sapendo da dove arriva rafforza anche il fatto di essere cittadino di uno stato estero. E questo potrebbe essere un'opportunità per tutti questi che vengono e vanno alla ricerca delle proprie radici. Io mi auspico che questo lavoro possa essere fatto, perché finora con il volontariato è stato fatto molto. Manca una piccola cosa, come dice il sindaco, di riorganizzare la struttura, e poi credo che la gente per la passione potrebbe dare un grande contributo
a proseguire questo lavoro sia nel completare la catalogazione che nella riconversione in digitale di molti documenti. Io voglio citare solo, cioè, tra i documenti più antichi che abbiamo, ne abbiamo due, sono due atti di concessione di beni per la costituzione del Monte di Pietà. E sono del 1772, ancora in originale, per cui questi per esempio sono atti poco da trattare veramente con cura. La digitalizzazione potrebbe essere un grande opportunità, o meglio, per gli studiosi. Grazie Gianni, ma anche perché almeno quando andavo a scuola io ho un libro che si chiama Storia e Storiografia, e la mia insegnante di storia e filosofia puntualizzava che non si poteva studiare la storia se noi non ci avvicinavamo ai documenti. E avvicinarsi all'archivio storico vuol dire toccare con mano quello che siamo. La storia siamo noi, come ricordava Mirko, no? Perché le persone fanno la storia. E questi documenti, l'archivio storico di Grotte, è testimonianza che Grotte è stata storia.